e ha tenuto aperto il cancello e mi sono sentito dirla. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. La vita sa aiutarti e metterti di fronte in maniera forte quelle che sono i tuoi limiti, i tuoi pregiudizi, le tue fallacie. E lo fa a volte con molta violenza, con schiaffoni, bottoni del cappotto, come dice mia moglie. Mi è successo di recente. Accompagniamo a casa i nipoti, ci precede una figura vestita in modo maldestro, molto moderno, molto maldestro, poco rassicurante, sigaretta che pende dalle labbra, sguardo un po' disperso così nel vuoto, e subito parte l'automatismo del pregiudizio. Viene via sciallo, tranquillo, senza impedimenti. Il pensiero che giudica, che affetta, che prende posizione, forte, ovviamente. Ci precede di qualche metro, rallentiamo perché non vogliamo che il fumo della sigaretta dia fastidio ai bambini. E quando arriviamo al cancello, lì, dietro l'angolo, lui è lì che ce lo tiene aperto, sorride, ci ha aspettato per farci passare senza dover tirare fuori le chiavi. E lì è chiaro, ti senti un pirla, è inevitabile, perché tutto quello che hai pensato è proprio una grande sciocchezza. Una bella lezione, no? Buongiorno e buon caffè.